Ciao a tutti, buongiorno e buona domenica. Questo video è dedicato a voi perché ho raggiunto i 1000 iscritti e quindi è tutto merito vostro, quindi grazie uno per uno a tutti i 1000 iscritti nel mio canale e per questo motivo oggi ci tenevo a dedicarvi una ricetta, cioè una torta semplice semplice da fare allo yogurt. E quindi questo è un modo che ho pensato per potervi ringraziare. Vi voglio dedicare questa torta, quindi questa torta è dedicata a tutti i 1000 iscritti. Allora, partiamo subito. Prima cosa da fare è alzare i capelli, quindi fare una bella coda e così da poter essere ordinati per poter poi dedicarci alla ricetta. Quindi iniziamo ad allegarci i capelli. Perfetto. Mi sciacquo le mani e iniziamo subito. Gli ingredienti per fare questa torta allo yogurt è un vasetto di yogurt, possibilmente quello bianco. Io ce l'ho al cocco e va bene lo stesso, Poi voi potete utilizzare quello che preferite. Quindi un vasetto di yogurt. Non occorre pesare gli ingredienti, assolutamente no, perché come dose utilizzeremo per misurare i nostri ingredienti, utilizzeremo il vasetto stesso. Quindi un vasetto di questo, un vasetto di olio, 2 di zucchero e 3 di farina, 3 uova, il lievito e poi metterò sopra la torta del zucchero, questo qua in granelli. Perfetto, quindi partiamo subito. La prima cosa che faccio, apro la confezione dello yogurt perché appunto mi servirà per poter poi aggiungere tutti gli altri ingredienti. Quindi vado ad aprire. Mi sono procurata una bella ciotola e poi il battitore elettrico, poi potete utilizzare anche quello manuale, quello che preferite. Quindi, allora, la prima cosa che faccio è, vabbè, ho aperto il vasetto, ma metterò per prima le 3 uova. Ora avvicino la telecamera e vi faccio vedere. Allora, ho incorporato le 3 uova nella mia ciotola. Adesso vado a mettere il vasetto di yogurt, in questo caso è al cocco, come vi ho detto all'inizio. Quindi lo metto subito in modo tale che lo posso utilizzare per pesare, misurare, insomma, tutti gli altri ingredienti. Ok, messo, do anche in questo caso un giro di fruste. Adesso andrò a mettere dentro il vasetto due, e quindi utilizzerò 2 vasetti di zucchero. Ok, prendiamolo, ho messo tutto qua vicino per avere a portata di mano, avere tutto a portata di mano. Prendo il pulito, così verserò dello zucchero dentro appunto il vasetto. Poi, naturalmente, se ripeterete questa ricetta, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere se farete voi questa ricetta o se già qualche volta l'avete fatta, perché non è di certo una ricetta che ho inventato io e quindi già esiste questa ricetta. Allora, il primo vasetto è fatto, riempio l'altro vasetto di zucchero. E quindi siamo a 2. Via di fruste. Adesso, non mi ricordo se ve l'ho elencato, andrò a mettere dentro il vasetto l'olio, quindi farò un vasetto di olio. Aspettate che lo prendo. Ecco qua, un vasetto d'olio. Olio di girasole, olio, insomma, quello che voi vi trovate in casa. Un vasetto di olio. Ok. Ok.
pizzico, proprio un pizzico di sale, perché in tutte le torte un pizzico di sale ci sta, ma proprio un pizzico. Ok, questo contrasto tra zucchero e sale, insomma, un pizzico di sale nelle torte è proprio ideale. Vado a togliere man mano anche le tinte, perché purtroppo a me dà fastidio il disordine, quindi devo eliminare subito tutto. A questo punto dobbiamo aggiungere la farina. Quindi io sto utilizzando la farina 00, ma potete utilizzare anche la farina integrale o qualsiasi altro tipo di farina adatto per i dolci. Quindi vado a riempire tre vasetti di questa farina e così posso aggiungerla al resto del composto. Quindi sempre aiutandomi da un cucchiaio pulito, aggiungo, quindi comincio ad riempire il vasetto. Primo, quindi vasetto pieno di farina e lo verso qua. Secondo vasetto di farina. È proprio semplice questa ricetta, proprio semplice. Secondo vasetto, però posso assicurarvi che è buonissima. Adesso siamo al terzo vasetto. Ok. In questo caso, prima di inserirlo qua, vado prima a passare la frusta. Allora, ho dimenticato un passaggio importante, purtroppo l'ho dimenticato, mi è venuto in mente adesso, cioè che dovevo setacciare avevo anche preparato questo qua, e dovevo setacciare prima la farina, ormai l'ho fatta così, l'ultimo verrà setacciato, ma ho dimenticato, quindi bisogna, dopo aver riempito il bicchiere, bisogna setacciare la farina, ho dimenticato, quindi lo sto facendo con l'ultimo bicchiere. E la stessa cosa con il lievito per i dolci verrà setacciato anche in questo caso. Si perde un po' più tempo, però è importante da fare. Ce l'avevo qui davanti, ma l'ho dimenticato. Ok, adesso rimane altro che aggiungere il lievito per i dolci. Questo è il lievito vanigliato, quindi non occorre mettere altri aromi perché già è vanigliato, altrimenti potete mettere, se avete un lievito normale, che profumo che fa, potete mettere che so, degli aromi oppure potete mettere la buccia di limone o di arancio, o di arancia. Ok, quindi vado a setacciare il lievito. Tolgo tutto, tutti gli ingredienti, ci vediamo tra un secondo. Ok, a questo punto cosa bisogna fare? Prendiamo uno stampo che io già ho preparato, ho imburrato e ho infarinato. E io ho preso questo qua con la cerniera, ma voi potete utilizzare quello che voi avete, potete utilizzare quello anche a forma di ciambella o la classica torta, quello che preferite. Io sto utilizzando questo, quindi metterò tutto il composto qua. Togliamo le fruste. Questo dobbiamo fare. Ho nel frattempo acceso il forno a temperatura 175-180 gradi, ma naturalmente tutto dipende dai vostri forni, ogni forno è a sé, e andrò a inserire appunto tutto il composto. Prendo un cucchiaio un po' più grande.
Vado quindi ad inserire tutto, poi faccio così, un po' per livellare tutto. Allora, adesso vado ad aggiungere questa granella di zucchero. Eccola. Tutta la superficie della nostra torta. E poi andrà al forno. Ok, andiamo a mettere il composto nel forno. Eccomi qua, è messa nel forno e io calcolo all'incirca 35 minuti e poi vado a controllare, farò la prova a stecchino e vediamo un po' com'è. Eccomi qua, la torta appena uscita dal forno, ve la faccio vedere calda calda ancora. Eccola, guardate, è venuta perfetta. Controllate sempre, fate la prova a stecchino, perché appunto tutto dipende dal vostro forno. Allora, io vi ringrazio ancora, grazie, grazie a tutte le persone che si sono iscritte nel mio canale e vi dedico ancora una volta questa ricetta. Ci vediamo presto con un altro video. Ciao!